Mister, oggi un'altra sconfitta pesante, forse però diciamo che delle partite che avete giocato, forse questa era quella in cui era più difficile portare a casa 3 punti, se escludiamo la partita scorsa contro l'Albinia. Ma non condivido quello che ti stai dicendo ora. Io ho visto una squadra che ha lottato tanto, pur in condizioni anche rimaneggiate fisicamente. Ho visto due traversi, un palo, ho visto un rigore nettissimo, nettissimo non dato. Quindi tutto sommato il bilancio è vero, abbiamo difficoltà a fare gol. 3 occasioni loro, 3 gol. Però non è nemmeno così come mi stai dicendo te. Francamente. Loro sono una bella squadra, fraseggiavano tutto quello che vuoi, però questo risultato qui è veramente, secondo me, immeritato. Per quanto riguarda l'operato dell'arbitro, l'abbiamo sentita molto lamentarsi. Cos'è che non, proprio non riesce ad accettare? No, non voglio più parlare degli arbitri per niente, guarda, basta, non ne parlo più. Lascio a voi i commenti. Seguite la stampa, seguite tutto, seguite le partite, quindi credo che da fuori. E liberi dal tifo, dall'agonismo che noi abbiamo in campo, saprete dare voi il giusto peso e la giusta valutazione agli arbitri, quindi all'arbitro di oggi. E comunque la classifica, sappiamo che voi non siete ovviamente partiti per vincere il campionato, però la Sta pesando. classifica con un solo punto dopo ben 6 giornate incomincia ad essere pesante. Certo, è vero, avremmo bisogno di qualche piccolo rinforzo, avremo bisogno di crescere un attimino e cercheremo di trovarlo. È difficile, ma noi ce la metteremo tutta come sempre. Mister, cos'è successo nel secondo tempo? I primi 20 minuti dopo il gol del 2-0 la squadra si è un po' addormentata. Siete ritornati in partita dopo 20 minuti, avete fatto grandi 20 minuti, però il secondo tempo l'avete un po' sprecato, diciamo, all'inizio. Vabbè, credo che tu ti intenda di calcio, quindi questa risposta credo sia dopo un errore di un mio centrale che purtroppo giocava con dei dolori ai ginocchi, poverino, quindi non gli si può chiedere niente. La partita sul 2-0 si mette in salita, si mette veramente in maniera difficile e quindi anche a livello psicologico c'è stato questo calo che te avrai ben visto. Però poi sono stati comunque bravi. Hai visto bene traverse. Secondo me addirittura poteva starci anche il gol perché ho visto la rete muoversi più di una volta su quel tiro. Va bene, sono degli episodi, però fanno la differenza. La ringrazio, mister.